Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo della bambola più famosa al mondo di Barbie. In questi mesi, da aprile fino all'incirca metà ottobre, presso il complesso del Vittoriano a Roma, c'è un'intera mostra dedicata a Barbie. La mostra si chiama Barbie The Icon. Io vado in giro come una matta, a te mi devi stare vicino però. Cioè, la gente inizia a guardarci come tutte. Vabbè, ma adesso noi attraversiamo, facciamo le vaghe proprio attraversando dei via Condotti. turiste. Questa è via Condotti. Questa è via Condotti. Stiamo andando a vedere la mostra di Barbie, che per me è il simbolo di tutta la mia infanzia, preadolescenza. Chi lo dici? Ci ho giocato qua a 13 anni. Oh, le bambine adesso a 13 anni sono donne già. Quante case c'avevi? Dobbiamo parlare di immobili. Quante allora, case c'avevi io di il palazzo di Barbie, il palazzo quello che volevano tutte le bambine con l'ascensore. Io pure c'avevo quello con l'ascensore. Il palazzo, avevo il cavallo che stava. Senti, qui c'è l'Audarella. Noi dopo ci dobbiamo fermare qua, lo fanno tutte le youtuber, lo dobbiamo fare pure noi, adesso lo dobbiamo trovare. Bellissimo. Torniamo a parlare degli immobili. Torniamo a parlare degli immobili. Allora io avevo questo palazzo con l'ascensore, che era quel top. Ok. Poi vabbè, poi avevo il cavallo, dici che c'entro l'immobile? Perché il cavallo e c'avevo la casetta, però non quella super figa, perché avendo il palazzo c'era un altro tipo di casetta di Barbie, un po' più poverella, insomma, che era un po' più, che io usavo come la stalla del cavallo, niente, di Barbie, bianco, bellissimo. E quindi a questo stiamo andando al Vittoriano, addirittura la fanno, quindi invece io c'avevo Vittoriano il palazzo, quello con l'ascensore, che, e io poi c'avevo l'ascensore come tutte le bambine. Mi ricordo che ero la bambina fortunatissima. Io pure ero considerata una fortunata, a parte ne avevo tipo una decina di, ne avevo tante di Barbie. Io pure c'avevo tante, il palazzo, sì, e poi c'avevo il camper. Il camper, vero? C'avevo io il camper, non avevo di il camper, perché il camper andava tanto, però non avevo il camper. Dopodiché è nato mio fratello. Rita. No, quindi che potere. Dopodiché è nato mio fratello. Mi ha rotto tutte le Barbie. Tutte. No, assolutamente sì. Ma se la prendeva soprattutto con i capelli delle mie Barbie. Sì, vabbè, cazzo. Glieli tagliava, gli faceva, li colorava, delle cose tremende. E la casa, onestamente, io non so, il camper me l'ha rotto lui, sono sicura. La casa non credo che me l'abbia rotta, credo semplicemente che abbia raggiunto l'età pensionabile, nel senso che credo sì, di beh, essere certo cresciuta io ed essere rimasta, essendo rimasta senza Barbie, non aveva più senso avere la casa, quindi i miei l'avranno frullata da qualche parte, l'avranno regalata a qualcuno. L'icona, perché Barbie è stata ed è tuttora una vera e propria icona. Non ha mai solo seguito le mode del momento, le ha sempre interpretate. Barbie ha sempre cambiato il suo stile, il suo abbigliamento, il suo trucco, le acconciature dei capelli. Ha sempre cambiato tutto questo, rendendolo sempre molto attuale in tutti gli anni che ha attraversato. Quanti di voi sanno quando è nata Barbie? E quanti di voi conoscono i veri genitori di Barbie? I genitori quelli veri, quelli umani? Adesso ve li presento io e vi racconto la storia di Barbie. Volete vedere i veri genitori di Barbie? I genitori umani di Barbie? Sono loro. Nel 1941, una signora, Ruth Handler, osserva sua figlia giocare. Sua figlia Barbara non gioca con le bambole di pezza tipiche per gli anni 40. No, sua figlia Barbara aveva ritagliato dai giornali le foto delle attrici famose in quel periodo e giocava con i ritagli di giornale, li teneva proprio in piedi. Lì sua madre ha avuto l'illuminazione. Ci sono voluti un po' di anni, a un certo punto nel 1946 il primo prototipo della Barbie era bella e pronta. Barbie nasce fondamentalmente in un garage, possiamo dire che la sua storia è partita in modo similare a quella della Apple, è nata in un garage e da un garage Barbie, anzi la Mattel, che è l'azienda produttrice della Barbie, è diventata l'azienda di giocattoli più famosa al mondo. Il nome stesso della Mattel nasce dall'unione dei due nomi di battesimo dei due soci fondatori, che sono Elliot Handler,
che dà la parte Tell nel nome Mattel. Il secondo socio si chiamava Harold Matson, detto Matt. Da qui Mattel. Barbie è stata da subito qualcosa che andava oltre il gioco, perché si è sempre perfettamente integrata negli anni in cui viveva, riprendeva le mode degli anni e le interpretava. Una vera e propria icona di stile, una vera e propria icona di moda. Il nome completo di Barbie è Barbara Millicent Roberts e si rifà al nome della figlia di Ruth, quindi della bambina che ha dato l'idea della Barbie. Quando sono andata a visitare la mostra di Barbie insieme a Ilaria, sono rimasta molto colpita da questa mostra. È stato veramente molto molto divertente, mi ero completamente fatta coinvolgere dalla mostra e all'uscita ho comprato il libro di Barbie. E io da qua vi prendo un po' di notizie che probabilmente, come me, anche voi non conoscete. Allora, andiamo a parlare di date. Nel 1976 Barbie è stata inserita nella capsula del tempo. Voi la sapevate questa storia della capsula del tempo? Praticamente nella capsula del tempo, appunto nel 1976, hanno inserito una serie di oggetti tipici di quegli anni per fare in modo che i nostri successori nel 2076, quando riapriranno quella capsula, potranno vedere questi oggetti che erano tipici per noi nel 1976 e potranno ricordarsi di come vivevano i loro predecessori. E Barbie è stata inserita nella capsula del tempo nel 1976. Nel 1989 Barbie si è arruolata nelle forze armate e nel 1989 l'UNICEF viene nominata rappresentante dei diritti dei bambini in tutto il mondo e Barbie è una delle prime ambasciatrici UNICEF. Altra data, lo sapevate che Barbie si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America e mica una volta sola? Si è candidata nel 1992, nel 2000, nel 2004, nel 2008, nel 2012. Ho scoperto una cosa che mi ha lasciato veramente senza parole. Avete presente Ken? Ken di Barbie? Ecco, nel 2004 Barbie e Ken si sono lasciati. Ah, ma tu lo sapevi che Barbie e Ken si sono lasciati? No. E Barbie si è messa con un surfista? No, ve l'ho letto. Cosa? Guarda, stava dove il surfista? Guarda, non c'era piccoletta, stava così. Leggi? Cioè Barbie ha lasciato Ken? Io non lo sapevo. Aspetta, per il surfista australiano Blaine. Carino, perché mo parliamo di... Non c'è più religione, no, mi crolla un mito. Barbie ha lasciato Ken. Madonna, ma quelli di Toy Story l'hanno saputo? Nel 2004 si sono lasciati perché lei frequentava Blaine. Barbie e Blaine si sono conosciuti in spiaggia perché Blaine è un surfista australiano. Barbie in più di 60 anni è stata commercializzata in ben 140 paesi. Dal 1959 ad oggi sono state vendute più di 1 miliardo di Barbie. 31 film in DVD sono stati campioni di vendita e hanno avuto Barbie come protagonista. Dal 1959 ad oggi, per Barbie e tutti i suoi amici, sono stati prodotti 1 miliardo di vestiti. Quante scarpe avete voi nei vostri armadi? Barbie ha all'attivo 1 miliardo di scarpe. 980 milioni di metri di stoffa sono stati usati per creare gli abiti di Barbie e di tutti i suoi amici. Nel 1959, l'anno in cui Barbie è stata messa in commercio, sono state vendute più di 351.000 esemplari Barbie. Quante Barbie avevate voi da bambine? Io all'incirca una decina. Però il numero medio di Barbie possedute da bambine in età compresa tra 6 e 12 anni è 12. Secondo voi quante sono le persone che girano intorno al confezionamento di una Barbie? Ve lo dico io. Qui c'è scritto che per creare un solo abito e un solo look di Barbie sono necessarie 100 persone tra designer, cucitrici, modellisti, stilisti.
Barbie è sempre stata una grandissima amante degli animali e questo lo sappiamo, ma sapete quanti animali ha posseduto Barbie? Ben 50 tra cani, cavalli, gatti, pony e pure un pappagallo. E adesso parliamo della famiglia di Barbie. Quattro sorelle e un fratello. Amici, animali, tra cui i più famosi, sei cavalli, uno stallone arabo, tre pony, un leviero afghano, un barboncino, tre cagnolini e altri due gatti. E Ken? Quando è che arriva Ken? Se Barbie è stata messa sul mercato internazionale nel 1959, con esattezza il 9 marzo del 1959, 2 anni e 2 giorni dopo arriva Ken, nell'11 marzo del 1961. Ken, il cui nome per intero è Ken Carson, Ken è alto 30 centimetri, vale a dire 1 centimetro più di Barbie. Nell'estate del 2010 Ken diventa attore e debutta al cinema nel film Toy Story 3. Per l'occasione Ken ha avuto 50 cambi d'abito. In 56 anni di vita Barbie ha cambiato lavoro 156 volte. Ve ne leggo solo alcune. Ballerina, cantante, hostess, infermiera diplomata, veterinario, pattinatrice sul ghiaccio, chirurgo, atleta olimpionica di pattinaggio artistico, attrice, istruttrice di aerobica, medico, giocatrice di baseball, poliziotta, chef, sergente dei Marines, astronauta, pediatra, dentista, paleontologa, pilota automobilistico, proprietaria di boutique, fotografa di bambini, architetto, insegnante d'arte, ingegnere informatico, infermiera. Ho letto che Barbie possiede una società, un'azienda in Giappone che produce tutti i suoi oggetti in miniatura, tra cui scarpe, gioielli, borse, guanti, bottoni, cerniere. Io spero che il video sia stato divertente per voi, per me è stato molto molto divertente andare alla mostra di Barbie. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma che mantra bambola? Non è riduttivo? Sì, Barbie è semplicemente Barbie, Barbie the Icon. Io, ma no, ridilla sta cosa. Facevano le pubblicità in televisione? facevano pubblicità delle Barbie in televisione, sì, Cazzo, ma io non me la tante perché le ricordo. guardavo Bim Bum Bam, figurati, tra un cartone e l'altro le pubblicità di Barbie le facevano, degli Non me la accessori, delle ricordo cose. Beh, ma non te la ricordi la assolutamente. pubblicità della casa di Barbie con le due bambine bionde che tiravano sull'ascensore, dai! E No. Barbie che arrivava con Ken nella macchina, la pubblicità, non te la ricordi? Ma ricordo benissimo. Ripetilo. La Totally Air Barbie del 1992, quella che avevamo io e te, oggi la più venduta della storia. Celebra le appariscenti acconciature negli abiti sgargianti di quel periodo che mi ricorda molto il mio nome Gem. Sono Sono una una cantante. cantante. Numero 3. E poi attenzione, Quelle attenzione. chiatte, quelle Ah, dritte. chiatte, queste sono Quella quelle che qua, appartengono alla chiatta. realtà. Ma quella è un po' chiattellella, Capito? Quella è quella bassa, vedi la media? Io sono la bassa, io sono questa. Io sono la Tu già sei questa, Sì, vabbè. guarda. Magari. Queste sono brutte. Ti ricordi questa? Quale? Questa qui, Sì, che era sempre un incubo, le vai, è stato di Era un incubo sfogliata. Questa è l'hostess? Guarda che tu ti Oddio, ricordi non lo quella con la so. valigetta, E no, con la era con la valigetta, era quella con la valigetta. valigetta. Infatti, io mi ricordo una con la valigetta. Guarda, lo Stuart, faccio un pensierino sotto. Assolutamente Lo sì. Gli Stuart, togliamo i pantaloni gli per famo vedere un come sta pensierino. sotto. No, guarda, questa pare una borgata di parrucchiere. Bella.
Bella. Hillary Clinton che aspetta la votazione. Tre belle calze blu. Questa della Coca-Cola è figa. Figa. Ma quella non è la Sì, a Bardi Safari, vero? Sì, assolutamente sì, aspetta! La Bardi Safari. Ce l'avevo, Bardi Safari, ce l'avevo! Ila, ti sta piacendo la mostra? Allora, noi siamo arrivate alla fine della mostra di Barbie e io sono al 6% di batteria. Siccome qui le cose vanno per le lunghe, perché stiamo cercando di decidere se acquistare o meno il libro di Barbie, e siamo veramente tentatissime tutte e due. Ci metteremo un po' a decidere questa cosa, però col 6% di batteria noi vi salutiamo, perché probabilmente nel frattempo mi si spenge. Quindi spero che riuscirò a fare un bel video con le riprese fatte oggi qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a Ilaria. Grazie a Fede. E godetevi veramente tutte le Barbie che vedete. Grazie a Fede. E godetevi le Barbie che vedrete nel vlog, perché sono una bellissima. I vestiti sono fantastici. Un bacio. Lo compreremo.